that women are scoring slightly higher. Comunque le femmine vanno un po' meglio dei maschi dal punto di vista dell'empatia autoriferita. Ma cosa sappiamo delle basi cerebrali dell'empatia e delle differenze a livello cerebrale quando un soggetto con autismo esprime empatizzazione? Noi sappiamo comunque che l'amigdala è una regione fondamentale coinvolta nell'empatia e noi lo sappiamo dal lavoro di John Desetti che ha studiato soggetti normali, quelli con disturbi del comportamento o caratteristiche di comportamento antisociale. Qui vediamo che con la risonanza magnetica funzionale il soggetto nella macchina che guarda delle immagini, una persona suona il pianoforte, poi gli chiudono il coperchio sulle dita, il coperchio del piano. E nel soggetto normale vediamo che l'amigdala è estremamente attiva quando il soggetto vede che l'altra persona soffre perché gli chiudono il coperchio sulle dita. Invece nei bambini con disturbi della condotta abbiamo un tipo diverso di anomalia e quindi in questi casi abbiamo un livello di attività di sotto del normale nell'amigdala, ma un'aumentata attività invece nello striato ventrale che è associato con la gratificazione. In questo gruppo clinico quindi mentre guardavano un'altra persona che soffriva avevano anche un qualche senso di gratificazione nel vedere la sofferenza dell'altro, ma sappiamo che i soggetti autistici sono diversi da quelli antisociali o con disturbi della condotta, hanno un deficit dell'empatia senza però trarre piacere dal dolore dell'altro. L'amigdala non è l'unica struttura coinvolta nell'empatia e ripercorrendo la letteratura ho visto che ci sono almeno 10 regioni del cervello coinvolte nell'empatia, pertanto l'empatia non è ubicata in un'unica parte del cervello ma fa parte di un network, di un circuito che possiamo chiamare il circuito dell'empatia. Senza passare a rassegna tutte le regioni, ne scelgo solo due, la corteccia prefrontale ventromediale, che sappiamo da molti studi che è coinvolta nella valutazione dello stato d'animo degli altri, ho già parlato dell'amigdala, ma anche la giunzione parietale inferiore è anche questa considerata, la giunzione temporoparietale destra è considerata anche questa molto importante, coinvolta in diversi aspetti dell'empatia e ne vediamo alcune qui. Alcuni distretti sono coinvolti nella cosiddetta teoria della mente, cioè nel comprendere i pensieri e le emozioni degli altri. Basta guardare la faccia, gli occhi dell'altra persona, può bastare. In alcuni casi, per esempio, abbiamo da considerare il ruolo dei neuroni a specchio. Complessivamente, comunque, tutte queste regioni cerebrali sono coinvolte nel circuito dell'empatia. E in molti studi i soggetti con autismo mostrano una ridotta attività in una più di queste regioni e qui vediamo l'illustrazione, queste 10 regioni diverse, per cui abbiamo l'amigdala vista dal basso e la giunzione temporoparietale destra, l'RTPJ e la corteccia prefrontale frontomediale. E qui vediamo l'attività cerebrale associata all'empatia. Però è possibile che anche gli ormoni svolgano un ruolo importante nello sviluppo delle differenze di empatia a livello individuale. Abbiamo considerato gli ormoni, gli steroidi sessuali, soprattutto il testosterone durante la gravidanza del liquido amniotico per cercare di capire se possiamo rilevare delle differenze per sesso di empatia, perché le femmine in questi studi hanno risultati migliori dei maschi in diversi test sull'empatia.
è dato che il testosterone, che è un ormone steroide sessuale, sembra essere coinvolto nella mascolizzazione del cervello, come dimostrato da molti studi, cioè i maschi producono il doppio di questo ormone rispetto alle femmine. Lo abbiamo misurato nelle donne sottoposte all'amniocentesi durante la gravidanza e per motivi clinici, pertanto il liquido intorno al feto viene prelevato con un ago e quindi abbiamo chiesto alle madri il consenso di analizzare il liquido amniotico per rilevare il livello di testosterone, cioè il testosterone prodotto dal feto, e abbiamo aspettato poi che nascesse il bambino per vedere se ci fosse una correlazione con i livelli di empatia successivi, e vediamo che questi bambini sono arrivati a 8 anni, a uno studio longitudinale, e possiamo somministrare il test dell'empatia, cioè il test di lettura della mente attraverso gli occhi, e troviamo una correlazione negativa o inversa, cioè abbiamo una graduale caduta della curva. Questo è il livello di testosterone e questo è il punteggio al test. E quindi nel bambino con un sviluppo normale, anche dopo aver controllato le varie variabili sociali, l'ordine di nascita, livello di istruzione dei genitori e fratelli, c'è un rapporto inverso, cioè più è alto il livello di testosterone fetale e più difficoltà ci sono nella lettura delle emozioni dagli occhi della faccia dell'altra persona. Qui vediamo lo stesso tipo di risultato quando chiediamo alla madre di stabilire il quoziente di empatia del bambino. Quindi deve rispondere a tutta una serie di osservazioni, dire se è in accordo o in disaccordo. E ancora vediamo un rapporto inverso, cioè più è alto il livello di testosterone fetale, più è basso il punteggio 8 anni dopo al test sul quoziente di empatia. Queste misurazioni vengono fatte totalmente in cieco, cioè i dati vengono raccolti in cieco, il biochimico valuta i livelli di ormoni, la madre riempie il questionario, quindi le due cose vengono fatte in maniera indipendente, ma quando si accorpano i dati poi vediamo che c'è un rapporto inverso significativo. Abbiamo cercato anche di vedere se ci fossero delle correlazioni genetiche con l'empatia, cioè per la valutazione della dimensione empatica. Qui vediamo che abbiamo studiato fra gli altri vari geni candidati quelli coinvolti negli steroidi sessuali, nella produzione di testosterone o di estrogeno, oppure nei recettori di questi ormoni. E qui vediamo che ci sono 10 geni che sono coinvolti nella regolazione degli steroidi sessuali che si correlano. No, ritorniamo indietro un attimo, o con il punteggio di EQ nella popolazione generale, oppure nel punteggio relativo al quoziente dello spettro autistico, oppure nel disegno caso controllo in cui c'è una diagnosi o meno di Asperger. E questi, qui vediamo solo una significatività nominale, cioè a livello 0,5, ma se facciamo dei test di permutazione per controllare dei confronti multipli, vediamo che 3 di questi geni rimangono significativi anche dopo i test di permutazione. Questo è molto interessante perché uno, possiamo vedere qua, è il gene del recettore per l'estrogeno, ISR2, sul cromosoma 14. Questo qui invece ha una mutazione nei soggetti con iperplasia surrenale congenita, cioè sono soggetti che per motivi genetici sovrapproducono testosterone, e in un altro studio abbiamo rilevato che le bambine con questa patologia hanno un numero di tratti autistici superiore alla media. Rapidamente voglio parlare di sistematizzazione per parlare dell'altra parte del modello, perché abbiamo cercato di vedere se le persone con una malattia dello spettro autistico avessero una capacità di sistematizzazione intatta o addirittura superiore alla media.
vedete questo test per vedere se le persone riescono a capire il pattern del sistema. Questo è un sistema meccanico che abbiamo sottoposto a bambini con sindrome di Asperger e qui vedete bisogna guardare la ruota che ruota appunto in senso antiorario e prevedere cosa farà P. La risposta giusta è che P si muoverà avanti e indietro. I bambini con Asperger hanno dei risultati migliori di quanto non abbia il gruppo di controllo. E cosa interessante in questo caso, i bambini con Asperger erano anche più piccoli dei neurotipici, però avevano dei risultati migliori, quindi una comprensione precoce del sistema meccanico. Questo è anche un task che abbiamo fatto nella popolazione generale, abbiamo visto differenze tra i sessi, gli uomini hanno risultati migliori delle donne, nel senso che capiscono meglio la meccanica. Alcuni pensano che la sistematizzazione può essere secondaria all'attenzione ai dettagli, eccessiva attenzione ai dettagli. Queste test delle embedded figures, delle figure inserite, perché quando si fa sistematizzazione bisogna stare attenti ai piccoli dettagli, che sia un numero di un'equazione o una parte della figura. Se perdi uno di questi dettagli non capisci come funziona il sistema. Persone che abbiano una malattia dello spettro autistico sono più rapidi di quanto non siano gli uomini e le donne normali nella popolazione adulta. Questo è il numero di secondi necessari a individuare la figura a bersaglio nascosta nella figura d'insieme. Quindi ci sono anche qui differenze di sesso nell'attenzione ai dettagli in task di questo genere. Possiamo utilizzare anche dei questionari per valutare il quoziente di sistematizzazione. Questa è l'equazione di sistematizzazione e ha esattamente lo stesso formato del questionario per l'empatia. Bisogna dire sì o no a tutte queste affermazioni come descrizione di te stesso. Vediamo che gli uomini con sindrome di Asperger hanno dei risultati molto più alti delle donne e degli uomini normali nella popolazione generale, il che dimostra che hanno un interesse ancora maggiore nei sistemi, in particolare sistemi meccanici, secondo esempio era un sistema elettrico, e gli uomini comunque hanno dei risultati migliori delle donne per quel che riguarda questo interesse nei sistemi autoriferito. Un altro questionario fa vedere lo stesso pattern di risultati, cioè che i bambini con sindrome di Asperger o autismo hanno un interesse maggiore nel sistema rispetto ai bambini neurotipici quando il questionario viene compilato dal genitore. Quest'idea della sistematizzazione può essere una parte importante delle malattie dello spettro autistico. Quando andiamo a vedere i parenti di primo o di secondo grado di persone che abbiano una diagnosi di autismo, questo è un vecchio studio in cui siamo andati a vedere il mestiere dei padri e dei nonni dei bambini con malattia autistica, confrontandola a quello dei bambini con sindrome Down o altre condizioni, per vedere quale fosse la percentuale di padri e di nonni che lavoravano nel campo della meccanica.